Mentre i genitori di Stefano, il ragazzino di Polaggio di Berbenno che giovedì si era allontanato da casa senza farvi ritorno, sabato hanno tirato un sospiro di sollievo perché il 17enne si trovava a Bologna dalla sorella, un'altra coppia di genitori è invece ancora sopraffatta dall'angoscia. Sono mamma e papà di Edoardo Galli, il ragazzino di Colico neppure 17enne che giovedì, anziché salire sul treno che avrebbe dovuto portarlo a Morbegno, dove studia al liceo Nerbi Ferrari, sarebbe salito su un treno diretto a Milano. Il cellulare è spento ed è il giovanissimo faccia pulita, membro della banda di Villatico, non si hanno più notizie. La prefettura di Lecco ha attivato il piano per le persone scomparse e nelle ultime ore si sta facendo avanti una pista che porterebbe addirittura oltre confine. Il ragazzino, infatti, pacifista convinto e molto attento agli sviluppi della guerra Russia-Ucraina, avendo il doppio passaporto, potrebbe essersi diretto in Russia, paese natale della madre. Da casa a Colico mancherebbe peraltro anche il sacco a pelo di Edoardo e proprio perché i genitori non escludono neppure che si sia avventurato nei boschi, da oggi è stata attivata un'unità di crisi locale a Casargo. Da lì, anche con l'ausilio di droni, si controlleranno i sentieri tra Colico e Casargo, appunto. Per non lasciare alcunché di intentato, i familiari si sono rivolti anche a chi l'ha visto. Questo è il loro appello, visibile sul sito del popolare programma di Rai 3. Torna subito da noi. Ti stiamo aspettando a braccia aperte, non farti nessun tipo di preoccupazione, torna che ti stiamo aspettando tutti, subito, ovunque tu sei, vieni subito, cioè, vieni che ti stiamo aspettando tutti, siamo tutti preoccupati, siamo tutti agitati, i nonni sono, non hai idea di come stanno in questo momento, ti prego, vieni da noi, torna. Tutti ti vogliono bene, per favore, torna a casa, ti aspettiamo a braccia aperte, ti vogliamo tanto bene, cucciolo, torna a casa. Ovunque l'abbiate visto, nel dubbio, non nel dubbio, fate ogni segnalazione possibile che è fondamentale. Edoardo porta normalmente gli occhiali, ma anche le lenti a contatto, normalmente porta gli occhiali, alto, 1,80 m, longilineo, capello biondo, castano chiaro, ha un piccolo segno sulla sopracciglia destra, l'occhio chiaro, magro. Al momento in cui è scomparso aveva un giubbotto di jeans blu, un pile, un pantalone beige e delle scarpe da ginnastica bianche. Edoardo, vieni, ci manchi tantissimo.